Bella gente, benvenuti in questo nuovo video di Pasqua. Salve, benvenuti a tutti, auguri di buona Pasqua da me e dal mio staff che lavora sempre anche dietro a questo genere di video. Prima di cominciare però vi invito ad entrare nel gruppo Telegram, trovate il link in descrizione, potete farlo e ve lo consiglio per non perdervi nessuna notifica dei video e delle live. Oggi è Pasqua, non si parla di uova ma si parla di Warden, Skulk Sensor, Deep Dark, contesto simile che ancora purtroppo non è di nostra conoscenza. Oggi è il 4 aprile, l'ultimo snapshot è il 21V13A e ancora non c'è traccia di nulla di tutto questo. Non sappiamo nulla e siamo ancora al video iniziale del Minecraft Live. Oggi sono qui per darvi degli aggiornamenti però su quello che probabilmente sarà il contesto e il comportamento del Warden, o meglio dire forse quello che non sarà il comportamento del Warden. Lo sviluppatore che lo ha ideato, il buon Kingdog, qualche giorno fa ha pubblicato una risposta ad un tweet iniziale, un tweet di un ragazzo che aveva realizzato un progetto interessante su come potesse eventualmente funzionare il Warden. Questo ragazzo vedeva gli Skulk Block come anche dei blocchi risucchiatori che ti facevano, insomma, scendere giù, vedeva il Warden come capace di generare con i suoi passi e col suo attacco questi blocchi di Skulk, il che non è male come trovata. Vedeva addirittura il Warden nuotare, lo vedeva lanciare dalla sua bocca decisamente grande dei signori proiettili, aggiungerei. Vi lascio comunque per indagare il video qua sotto in descrizione. E lo sviluppatore ha negato questo comportamento. Gli è piaciuto tanto il video, sì, ma ci ha detto che potrebbe non essere questo. Quindi, signori, insomma, non lo sarà. Non so se prenderà spunto da qualche cosa, magari di questo video che gli è piaciuta, è possibile, potrebbe essere. Però in primis ha scritto che probabilmente non sarà questo e probabilmente lui lo usa in ogni frase, ma in questo caso probabilmente è proprio ufficiale, non sarà così. Quindi non abbiamo informazioni sul comportamento del Warden, ma abbiamo informazioni su quello che sicuramente non farà il Warden. Inoltre ci fa sapere il suo scopo, inserito in quel contesto buio. È un mob comunque dettagliato, interessante, lascia del mistero in tutto e è lo scopo più o meno del mob stesso. Ma il contesto buio, il contesto per niente illuminato, misterioso, stretto, in cui si va a ritrovare, è il luogo più adatto per creare paura. Tra l'altro il Warden è molto simile agli Skulk Block, quindi volendo confondibile sotto un certo punto di vista. Sentire quel rumore, magari di passi, magari un rumore particolare della caverna, che io non vedo l'ora vengano giunti i rumori, porca miseria, bellissimi. In ogni caso, signori, è stato creato per fare paura, per creare stupore nel momento in cui si vede, si nota il Warden nel silenzio. Wow, so soltanto che non vedo l'ora che venga aggiunto questo nuovo mob per un semplice motivo. Non ve lo posso dire, ma sul canale troverete qualcosa di pazzesco. Per il resto, facendo un piccolo analisi temporale, abbiamo ora il 21V13A che aggiunge delle novità interessanti sul piano dello sviluppo della versione. Questo potrebbe significare che siamo ormai in direzione d'arrivo, pronti per ricevere i biomi. Sicuramente il Warden sarà trattato per ultimo tra questi, probabilmente magari anche già pronto, non lo possiamo sapere, però in ogni caso penso che sia tra gli ultimi. E poi comunque è necessario distinguere Deep Dark da Warden, potrebbe semplicemente aggiungersi il bioma con i suoi Skulk Sensor, le sue cose, ma non aggiungere effettivamente quello che è il Warden in questo bioma. In questo video ho cercato di farvi capire quel poco che comunque si può trarre da un contenuto simile. Purtroppo è questo il tweet del giorno, è questa la novità che effettivamente abbiamo e vi ho dato una mia idea di quando più o meno uscirà e ne ho parlato più o meno anche nel video dell'aprile, best mese di news. Vi invito ad andarlo a vedere. Insomma, il Warden è un mob veramente veramente figo, spero vi piaccia e davvero non vedo l'ora di averlo sotto mano. Detto questo, signori, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare. Vi invito a passare dalla descrizione dove trovate il link al gruppo Telegram, al profilo Instagram, al sito Viola delle Live. Detto questo, signori, da Enderlink tutto, alla prossima. Ciao ragazzi!